La FBT Elettronica nasce nel 1963 come laboratorio artigianale per la produzione di amplificatori a valvole, fino ad arrivare ad oggi che produciamo solo ed esclusivamente prodotti audio professionali nel nostro stabilimento di Recanati, dove sono occupati 100 persone con alcune decine come poi indotto, e nell'altro stabilimento di Milano, Lainate, dove lavorano altre 40 persone. La FBT distribuisce i propri prodotti in almeno 120 paesi. Attualmente abbiamo un fatturato che supera abbondantemente i 40 milioni. La nostra gamma prodotti copre tutte le esigenze dell'audio professionale. Iniziamo con dei sistemi, diciamo, abbastanza piccoli che noi chiamiamo portable, per poi passare al settore del touring, dove abbiamo dei sistemi professionali per concerti. Abbiamo un altro settore per l'installazione e anche lì è molto variegato, quindi iniziamo con piccoli bar ad esempio, ma possiamo arrivare a fare qualsiasi cosa, arene, centri commerciali, quindi riusciamo a coprire quasi completamente tutta la gamma dell'audio professionale. Quello che caratterizza un po' la FBT nel panorama mondiale e la capacità di produrre quasi tutto all'interno del nostro stabilimento. Questo si traduce in una risposta molto rapida a quelle che sono le esigenze del mercato. Attualmente la FBT è in grado di proporre un prodotto di fascia medio-alta con un ottimo rapporto qualità-prezzo, riuscendo a gestire e a controllare tutte le fasi della progettazione e produzione. Prima dell'acquisto delle macchine Salvagnini avevamo solamente una punzonatrice e una pressopiega e la maggior parte delle lavorazioni comunque veniva fatta conto terzi. Tutto questo si traduceva comunque sia in un tempo molto lungo tra la nostra richiesta e la ricezione del materiale. La FBT ha deciso di acquistare un laser e una pannellatrice Salvagnini. Tutto questo ha dato come vantaggio ovviamente i tempi di produzione, perché portando tutto all'interno ovviamente decidiamo noi tempi e fasi di lavorazione. Con l'acquisto delle macchine Salvagnini, laser L5 e pannellatrice P2, abbiamo usufruito del servizio di Refink per ottimizzare il nostro pannello vaglie. Tutto questo ovviamente ha comportato un miglioramento nella produzione, siamo molto più veloci. Inoltre abbiamo eliminato anche le fasi di saldatura e la fase di carteggiatura finale. I benefici del nuovo processo produttivo sono stati innumerevoli. Il primo è quello di velocizzare il taglio. Siamo passati da una punzonatrice a un taglio laser e abbiamo velocizzato la nostra produzione di almeno un 20%. L'impatto maggiore c'è stato nella piegatura. Siamo passati dai 6 minuti abbondanti, 7 minuti, a un 70-80 secondi di pannellatura. Gli ultimi due benefici di cui possiamo parlare sono la riduzione dello scarto della lamiera, passando da punzonatrice a taglio laser. Questo miglioramento è circa del 20%. Un'altra cosa è la riduzione del costo dell'oggetto, anche questo che possiamo stimare attorno a un 20% circa. L'acquisto della pannellatrice P2, oltre ad aiutarci molto nella produzione del pannello vaglie, ci serve anche per la produzione di nuovi prodotti che stiamo sviluppando. Sono circa 2 anni che utilizziamo le macchine Salvagnini e siamo molto soddisfatti di averla scelta. Guardando al futuro, la FBT ha intenzione di aumentare il suo catalogo, quindi andando anche in dei settori magari di nicchia, ma che sono strategici, per esempio il Voice Alarm, quindi con le certificazioni EN54, o la parte commercial, che è più indirizzata, diciamo, verso grossisti di materiale elettrico, sempre però trattando di audio professionale. Questo grazie anche agli investimenti che sono stati fatti in macchinari, che ci permettono di realizzare sia grossi numeri, grosse quantità, ma soprattutto anche piccole quantità personalizzate.